E allora scopriamolo, quello che ci possono dare queste due squadre, questi giocatori di cui abbiamo sentito parlare tanto, perché il match of the week è qui tra noi. È tornato anche Mumbai dopo la sua prigionia dietro i font, dietro le lettere, le scritte, ma tante, tante uova messe in questo paniere già dal video hype, già dai giocatori stessi. Assolutamente. The match we've all been waiting for. G2 contro Vitality, non solo Caps contro Perks, non solo Bo contro Yike, non solo Ansama contro Upset. Veramente, dove ti giri trovi oro tra queste due squadre. È una partita con così tante aspettative, così tanta attesa. E l'hai detto, un solo scontro tra questi due team durante il Winter Split. Comunque non era questa versione, non erano questi Vitality con il ritorno di Upset. La maledizione di Hans è stata spezzata, l'abbiamo sentito nel video. Upset vuole a tutti i costi anche spezzare la propria assieme a quella dei Vitality. Vogliono arrivare a contendere per quel titolo, a puntare alla vetta. Molto contento per il suo collega, ma con di nuovo qualche parola un po' forte da parte di Perks, Upset più bravo con più cose, insomma molto bravo con le sue, ma non li vedremo, immagino, nuovamente pilotare il suo caro Draven. E come ha detto anche Upset, deve fare attenzione ai miei Draven, perché sì, sono più bravo a giocare più cose in generale, ma come dice, come ha detto lui, se poi mi vengono concessi anche i miei pick in questa draft, possiamo veramente aspettarci di tutto. C'è da dire, tanti di questi giocatori, se gli vengono concessi i loro pick, ci può esplodere la mente, perché immaginiamoci Bo sulla Vi che abbiamo visto, sulla migliore delle Vi che abbiamo visto, immaginiamoci Yike su uno dei suoi carry, magari su Velvet, magari su Viego, immaginiamoci appunto Draven, Caitlyn, in botlane, quello che vogliamo. C'è tantissimo in questa partita, c'è veramente tantissimo. E quella dell'andata, del Winter Split, meglio dire, era comunque stata un po', dal punto di vista dello spettacolo, una mezza delusione, perché era stata una partita estremamente dominata dai Vitality. Non delusione perché, ah, che schifo. Però comunque, quando ci sono questi match, vuoi sempre qualcosa di più combattuto. Non so cosa aspettarmi oggi. No, allora io mantengo sempre quella speranza, no, di vedere tirare fuori un po' i campioni più particolari, quei pick un pochino più speziati per dei match complessi, per dei match importanti, ma non so se sarà questo il caso. I G2 appunto amano sperimentare, amano cucinare, amano mettersi nel loro angolo, dai fornelli, e hanno tre o quattro pentole costantemente sopra le fiamme che si trovano a mescolare e condire con sei mani praticamente. Però la cosa che più li contraddistingue è riuscire a tirare fuori effettivamente questi pick particolari, questi pick unici, questi pick di confidence, ma farlo quando sanno di poter battere, perdonatemi il termine, altri Dindarelli sì, facilmente i loro avversari. Questo lo sanno anche loro, che è un match molto importante e soprattutto che è un match molto difficile. I G2 sono 2-2 in questo momento, un 50% di win rate, la sconfitta contro i Koi di ieri, la sconfitta contro gli Astralis di settimana scorsa non sta aiutando tanto la causa dei campioni in carica. Sanno che la vendetta contro i Vitality vuol dire tanto, non solo chiaramente per il punto in classifica che li spinge oltre il 50% di win rate in questa prima metà della regular season, ma anche perché per giocatori che sanno che comunque alla fine del viaggio, alla fine dello split c'è il successo, che sia vincere lo split o comunque fare una deep run, perché diciamo le G2 lo sanno che in un modo o nell'altro, certo, possono avere alti e bassi, ma non raggiungere la top 4 è praticamente impossibile per un team come loro. A volte le grandi soddisfazioni sono non solo le vittorie, quelle importanti che ti portano poi ad alzare la coppa, a superare quelle posizioni, ma anche quelle che in un mare di partite della regular season, 9 partite che per decretare chi sono le migliori 8 squadre sono un'enormità. Serve soltanto veramente per scremare soltanto le due peggiori. Nessuno di questi 9 game per i G2 conta veramente. Nessuno di questi 9 game determinerà se i G2 faranno parte o no di quella top 8. Ma uno di questi 9 game determinerà se arriveranno nelle fasi successive avendo battuto i Vitality o meno, se Caps avrà avuto la sua rivincita contro Perks.
E questo forse è l'elemento ancora più importante. Sì, c'è tanto di personale, non c'è solo il risultato in sé, è proprio voglia di affermazione contro ex compagni di squadra, contro giocatori dello stesso livello, contro quella che da un lato e dall'altro può essere percepita come la maggiore difficoltà nella corsa al titolo, che sia il secondo per questi G2, per alcuni di questi giocatori, che sia il primo per i Vitality come org, per i Vitality di quest'anno, per fondamentalmente tre quinti della formazione, tra cui Upset, appunto, che ha detto che vuole togliere questa maledizione, vuole spezzarla. Bo, che dopo tutto l'hype del suo arrivo, forse anche gonfiato, forse anche esagerato, ma io rimango sempre dell'idea che se uno si presenta da imbattuto dall'LPL, l'hype, gonfiato quanto volete, era comunque un 10-0 in carriera, allora una delle migliori squadre del mondo, quindi totalmente giustificato, però poi si è un po' sgonfiato e ora bisogna riacquisirlo, bisogna ritornare a quel livello, questa è la partita per farlo, questa è la partita per dire che questo 4-0 su cui stai viaggiando adesso non è un 4-0 che hai guadagnato per caso, per dimostrare che hai imparato dallo scorso split, per imparare che questa non sarà lo stesso percorso dello Spring, del Winter, no. Sempre. Sì, assolutamente. Alla fine, anche per affinare un po' la mira, i Vitality, è vero, 4-0, ma non 4 game pulitissimi. Basta guardare un po' anche la giornata di ieri, quella loro partita contro gli SK. Anche lì, gli SK chiaramente molto esperti nel saper far sudare le vittorie ai loro avversari e nel tirare fuori un po' un massimo sforzo dei loro nemici. Però i Vitality hanno trascinato quella partita su un equilibrio molto costante per tanto tanto tempo, e non è stato così facile per loro arrivare a finalizzare poi la vittoria, con un po' di imperfezioni qua e là, un Photon che a volte faceva il passo più lungo della gamba. Non è la squadra 4-0 che non vedi come potresti riuscire a battere, anzi è in questo forse addirittura un po' meno minacciosi di come sono i G2 quando vediamo i G2 dominare. Solitamente i G2 sono proprio quel team che può... di noi. Pronti con la musica, con le luci spente e con le immagini dall'Elysium Studio di Berlino a goderci il match of the week, a goderci questo scontro tra G2 dal lato blu di mappa e Vitality dal lato invece rosso della landa degli evocatori. Ancora si scherza un pochino, ancora si chatta sul client tra i 10 giocatori, ma ora prepariamoci, ora diamo il via alle danze con questa Champions Select. Ci siamo lanciati, primo ban della partita, primo ban del match of the week, Jace rimosso dalle mani del team Vitality. Ovviamente Jace ancora mantiene un buon potenziale di flex, anzi per i Vitality forse un pochino più goloso e invitante nelle mani di Photon. Avevamo forse dubbi, ci saluta Draven, risposta con Caitlyn. I due tiratori di questa partita non avranno i loro pick a disposizione. Vergogna, vergognatevi, no, a parte gli scherzi, non vuoi mettere così a rischio questa partita per tutti i motivi di cui abbiamo parlato. Rakan è il prossimo ban dei Vitality, Annie per i G2 invece. Se guardiamo i pick di oggi, tra quelli sempre presenti c'è ancora Zeri, c'è ancora Gragas, ce ne sono ancora di campioni da poter vedere. Alla fine c'è comunque Varus, giusto? Che solitamente abbiamo sempre visto bannato la blue side, era passato, i Vitality hanno deciso di non concederlo agli avversari. Sì, un campione un pochino forse più appunto adatto allo stile di Ansama che a quello di Upset. Zeri, certo, possibile selezione, ma i G2 ci hanno dimostrato più volte di essere ben disposti a punire laner AD carry che vogliono scalare. Xayah è anche un ottimo takeaway perché Upset appunto a fianco di quella Caitlyn del suo debutto, poi ha avuto due game di Xayah e l'abbiamo visto ieri su un Lucian di buona performance, ma spero non qualcosa che voglia riproporre a questo giro. C'è l'over su Zeri, potrebbe essere quella traiettoria dell'hyper carry, lo sarà, bloccata a fianco di un Gragas che ancora mantiene certo potenziale di flex, ma potremmo vedere tranquillamente in mano a Bo. 54 il KDA di Upset entrando in questa partita, una sola morte nella partita di ieri fino adesso nelle sue prime 4 presenze in LEC con i Vitality. Yike, io ho chiesto i tuoi pick, però Evelyn B2 mi sembrava un po' esagerata. Alla fine sarà il takeaway di Vi da Bo, che potrebbe aver già alloccato quel Gragas per la sua giungla, sappiamo essere
flessibile in fondamentalmente quattro ruoli diversi. E quella vai, sappiamo anche molto bene come va a lavorare contro Zeri, quindi tutto il senso del mondo che sia quello il pick per la giungla dei G2. Una cosa che effettivamente avevo già anche menzionato ieri, ma... Così? No, ok. So. una cosa che avevo già menzionato ieri, ma Yike ben diversa la sua identità in questo Spring Split rispetto al Winter. Nel Winter l'avevamo visto lanciato sui suoi carry, appunto menzionavi il Viego, la sua Lilia, poi in periodo best of three, assolutamente devastante, spaventosa, ma in generale Velvet. Campioni che lo vedevano valorizzato come protagonista. È arrivato, mi sembra, proprio alle fasi finali del campionato, senza ancora aver giocato un game di Vi. Il suo primo game di Vi è arrivato proprio, se mi sbaglio, mi sembra durante i playoff, durante il best of five. Qualcosa che, appunto, se guardi il meta dello scorso split, sembra impossibile per un jungler. Questo split siamo già al suo secondo Divi, la prima settimana tre game di Jarvan. Molto più utility based il suo ruolo in questo Spring Split. Molto meno lasciato libero a giocare i suoi campioni. E forse anche a causa di questo i G2 stanno provando un po' di questi growing pains, di questi dolori della crescita, per adattarsi a un'identità che non giochi interamente per mettere a suo agio il nuovo arrivato. Hai uno split di sperimentazione, fondamentalmente, perché ok il titolo, ma è già l'MSI, non devi correre rischi. Bandi Sylas, bandi Thalia, se questo non è il Twisted Fate di Perks, non so cos'è che sta per arrivare in corsia centrale. Dall'altro lato invece bannato Jax, Broken Blade vuole avere qualche duellante forse dalla sua e vuole essere più al sicuro possibile. Via anche Fiora, però. Sylas, Thalia... sai che quelli potrebbero essere ban per aprire le porte a una Aurelion Sol? Vero, anche quello è vero. Quello mi ingolosisce abbastanza. Sì. Dai, Perks, regalami sta Aurelion Sol. Lo voglio vedere, lo voglio toccare con mano, lo voglio castare. Yes! Ok. Sono molto contento. Allora, qua ti dico anche, sai qual è... il miglior... sto giocando tanto Aurelion Sol ultimamente. Sai qual è il miglior champion da giocare contro Aurelion Sol? Non ne ho idea. Fizz. Impossibile. Okay, sì. Impossibile giocare con Aurelion Sol contro Fizz. Fizz, Zed, qualsiasi assassino ipermobile. Gli all-in sono ingestibili per Aurelion Sol. Non hai modo di mirare la tua suprema davanti a un Fizz che te la può saltare con la sua E. Così difficile giocarci attorno. Ma Caps andrà per la via più tradizionale, sicura e tranquilla, quella è una Cassiopeia. Appunto, G2, qualche variazione sul tema, qualche pick insolito, in questo caso il Kled, ma che ci hanno già abituato a vedere come per loro tradizionale. Rispettano molto l'avversario, non è questo il momento di mettersi a teoricraftare pick strani. E mancava forse un po' di mordente per la competizione dei Vitality. Fino adesso vanno a inserire una Camille in top lane per foto, confermato il Gragas in giungla per Bo. Come avevamo già preannunciato, l'ha giocato questo split, l'ha giocato la scorsa settimana con grandissimi risultati tra l'altro, quindi decidono di ripetere questo esperimento. Tornato anche il Kled per Broken Blade, che ormai non è una novità, ormai è qualcosa che non deve assolutamente sorprendere: inarrestabilità, velocità di movimento, possibilità di ingaggiare fortissimo su bersaglio mobile come quella Zeri, di forzare giocate, appunto chiamavi gli all-in contro Aurelion Sol, non sono assassin, ma comunque è un drago che non può starsene tranquillo a ragionare su dove piazzare i suoi strumenti di controllo di zona. Questo clan, tra l'altro, mi domando anche quanto tempo passerà prima che sempre più squadre inizino ad adottarlo. Abbiamo visto un altro clan giocato da Finn degli Astralis, ma sappiamo che è un suo pick di vecchia data. Questo ormai è il terzo clan su 5 partite di Broken Blade, che l'aveva già introdotto il pick come flex durante la finale dello scorso split tra top lane e mid lane dei G2. Stiamo entrando nel territorio di quella zona dove un pick passa da essere ok, sto champion lo gioca questo player qua, a lo sta continuando a giocare e non abbiamo una risposta. Non è che vogliamo iniziare a practicarlo anche noi? E devo dire, rispetto al discorso che faccio spesso con Draven, non è che Kled sia un campione impossibile da imparare in relativamente poco tempo, quindi forse effettivamente dovrebbero farci un pensiero alcuni di questi giocatori, ma ora prepariamoci al match of the week sulla Landa, prepariamoci alla partita, prepariamoci allo scontro, non tra Carmine Corp e chi altri, ragazzi, no, via la maglietta, tra G2 e Vitality per questa seconda giornata della seconda settimana di Spring Split.
E abbiamo un Aurelion Sol, oh baby. Cometa per Perks, yes. Buona runa per cercare di punire un pochino laner immobili, molto facile proccarlo. La E di Aurelion Sol porta con sé un rallentamento, è un'area molto larga, molto facile cercare quel punto. Come sempre la G2 Army molto presente nelle grandi occasioni, quindi si fanno sentire da subito con i loro cori. Non so, non ho visto dei Golden Hornets, mi pare sia il nome ufficiale della tifoseria dei Vitality, non mi sembra di averne visti alcuni oggi in studio, almeno finora. Quindi, almeno da quel punto di vista, unmatched il G2. Rapido sguardo alle rune, io non mi sembra di notare cose particolari, però la cometa per il resto è tutto molto lineare. Sì, tutta la norma, grasp per Camille nel matchup corpo a corpo, anche quello si vede abbastanza spesso, appunto Camille ama andare per quei trade quando ha il setup per farlo, con anche la sua passiva e il grasp, così da massimizzare l'efficacia e essere meno vulnerabile nel trade. Ho anche sbirciato tra le secondarie di Upset, o meglio tra le rune minori, stavolta lui si è preso la sovraguarigione, l'overheal, quindi lo vedremo raccattare un pochino di quello scudo bonus. Overheal che però non premia lo start di spada lunga e tre pozioni. Non hai quel lifesteal dagli oggetti che ti dà subito a mettere lo scudino, dovrà aspettare di accumulare qualche stack di leggenda steel. Caps e Perks iniziano già a scambiare non poco, considerando che siamo al livello 1, vedete la barra di HP di Perks essere molto molto danneggiata, una pozione essere già stata poppata, push in bot lane, Bo che sta pulendo tutta la sua metà inferiore di mappa, e questo è un altro modo per rispondere comunque ad Aurelion Sol, specialmente nei primi livelli. Non è l'all-in, non è la possibilità di danneggiarlo così tanto, in maniera così massiccia da mandarlo in base, però una volta che piazza la singolarità, se hai modo di aggirarlo e avvicinarti, gettata corta, fai malissimo. Già, non ha molta safety Aurelion Sol, il suo strumento di peeling è volare via con la W, ma non sempre gli è concesso. Oltretutto, su questo effettivamente non sono 100% sicuro, ma penso dovrebbe funzionare in questo modo. Il miasma interrompe il volo. Sì, ti ancora al suolo, quindi se ti intercetta mentre stai volando, interrompe quella sorta di canalizzazione, proprio la canalizzazione. Passeggiata a livello 3 di Bo in botlane, succede veramente sempre in ogni partita, ma in questo caso non porterà a nulla a meno che Bo non voglia veramente attardarsi tanto, decide di andare a recollare. Informazioni però già arrivate a Yike grazie al lume scaduto nel frattempo nel cespuglio, e Bo non se ne è potuto accorgere perché è uscito, quindi si va in invade, si va a rubare il red buff dell'avversario. Un buon invade, Bo sta ruotando verso questa topside, ma la troverà appunto abbastanza vuota. Abbastanza importante anche un altro dettaglio, la raccolta delle stack di cui dovremmo tener conto di Aurelion Sol. 15 yes. Stack in questo momento per Perks, che è già una bella cifra, onestamente. Il modo più semplice in questi momenti di farming per raccoglierla è far morire minion all'interno della propria singolarità, di quella E, quel buco nero, quindi minion che muore al suo interno, al suo centro, da una stack aggiuntiva. Per adesso, non voglio dire tanto, quando arriverà quella suprema? Flash spanciata, primo sangue per Boton ancora una volta, ed è il top laner dei Vitality a raccogliere 400 gold. Ottimo intervento, ottima sinergia, molto bravi nel punire un Broken Blade che stava giocando un pochino con la sua barra degli HP come Kled ama fare, perché anche perché per Kled è una risorsa molto importante, gli HP e il coraggio di Skarl per appunto trovare un pochino quell'equilibrio. E Bo arriva nel momento perfetto per punire Broken Blade smontato senza dargli il tempo di risalire in sella. Occhio ai danni che Ansama può mettere giù su Kaiser, trova il primo sangue in bot lane, scusate, la prima uccisione in bot lane nello scontro. Mnikix a raccogliere la kill, forse anche qua non la migliore delle allocazioni, ma comunque già manifestata la superiorità. No, non la migliore, però un buon impegno. Due summoner spell per lato, una di Unsummon di Miki, spese dai G2, entrambe quelle di Kaiser dal lato dei Vitality. Upset tiene duro le proprie, non sente la necessità di usare qualcuno dei suoi importanti cooldown. Sì, Hans, sì, a Hans probabilmente si dispiace abbastanza non aver messo da parte qualche soldino in più con quella kill. Upset lo stava abbastanza schiacciando qua sotto torre. Ansama con questa Xayah contro Zeri, insomma, abbiamo visto un po'
le dinamiche di gioco sono abbastanza delicate. Xayah è un teamfighter possente, ma la capacità che Zeri ha, soprattutto con un enchanter a fianco, di prendere completamente il controllo del fight, è a volte unmatched. L'azione è stata setupata molto bene dai G2, un doppio immobilizzamento con un ottimo posizionamento delle piume di Ansama, concatenato con l'equinozio di Miki. Veramente bravi nel 2v2. Primo drago per i Vitality nel frattempo, conquistato da Bo praticamente un spawn, drago Hextech, il secondo sarà un Chemtech, quindi togliamo queste due dal conto delle lande plausibili in questa partita, con lo scaling che continua da entrambi i lati. Lacrime in corsia centrale sia per Caps che per Perks. Perks tra l'altro che non ci dà informazioni su quale sarà la sua build dopo quella lacrima, non sappiamo se andrà per bastone secolare, forse col fatto che ha dovuto sacrificare qualche back potrebbe scegliere di andare per qualcosa di più rapido. Comunque lì Andri funziona molto bene, ci sono un bel po' di HP stacker dall'altro lato, giocatori che vogliono acquistare molta molta salute in Vi, in Kled, quindi potrebbe funzionare. Sì, è vero, gli HP possono essere comodi. Ho visto anche alcuni giocatori di Aurelion Sol andare per la corona della regina infranta, che non vedo fatto male onestamente nel contro la composizione dei G2. Appunto non c'è un forte range per cercare di bloccare quella passiva in fretta, e ogni modo per farlo trascina con sé anche una volontà di engage essenzialmente, che sia la carica dei Broken Blade, che sia la suprema di Yike. Quindi potrebbe essere un'opzione per Perks per ricadere su un oggetto che sì, magari si incentra un pochino meno sul lato damage dealer del campione, ma che comunque arriverà con lo scaling di Aurelion Sol, e viene compensato ovviamente dal fatto di avere un jungler AP che porta tanti danni con sé, con un combo con questa entità da Gragas praticamente assassino. E Broken Blade ora avanti su Photon, c'è l'ussione ai danni di quella Camille, c'è l'ultimato Maxtech, però rampino, flash di Broken Blade per evitare il ritorno di Photon, che non è il flash dalla sua. Yike però decide di pazientare un po' ed viene comunque premiato, spaccaferro e pugni per trovare la kill di risposta in top lane. Premiato sì, ma ci è mancato un soffio Broken Blade, quel mamma flash mia, necessario a dir poco. Photon ha tanto così da tirare fuori una kill maestosa nell'1v2. Ansama a livello 6, Bo va col barile esplosivo, blocca solo Mikix sul posto, tumulto di piume comunque che viene utilizzato da Ansama. Tumulto di piume di rispetto qua da parte di Hans, il posizionamento era stato perfetto da parte sua, tenere proprio quel passo di distanza dal range del barile esplosivo senza venire spinto via, ha comunque voluto rispettare anche un po' la pressione di Kaiser e di Upset, quindi un cooldown che se ne va. Non particolarmente tristi di averlo perso, non penso che in bot lane ci saranno molte occasioni per forzare altri fight. Photon prova a farsi tenere in avanti, parte la carica, Yike ha già preso il messaggero, Broken Blade rimane in avanti, alla fine l'azione non si concretizza in nulla, Perks si stava spostando dalla mid lane, anzi era già arrivato in zona, decidono di non rischiare. E rivediamo ancora una volta l'azione su questa corsia superiore per appunto sottolineare come Photon potesse trovare con una suprema che cancella perfettamente la suprema di Yike, che lo sbalza anche indietro, e un rampino che veramente, se Broken Blade non avesse avuto i riflessi pronti di saltare via da quel CC, sarebbe morto. E ti dico, non era neanche facile aspettarsi una manovra del genere di Photon, perché è stato un avanti e indietro veramente elusivo, veramente evasivo anche. Veramente, veramente giocata molto molto bene da parte di Photon, peccato che non sia stato premiato. Qua vediamo Aurelion Sol pulire tranquillamente l'ondata, lo vedremo fare molto spesso in questa partita. 58 le stack adesso della sua polvere di stelle, vicino al raggiungimento delle 75 che porteranno per la prima volta i cieli di scendere in questa partita, un impatto che potrebbe già essere potenzialmente comodo per il prossimo drago. Stavo per dire no, push con l'U Suprema per poi tornare in base tranquillamente a spendere i suoi soldi per Perks. E dall'acquisizione di livello 6, appunto, come ho detto, dobbiamo iniziare a contare anche quelle stack, anche se non abbiamo proprio una diretta proporzione di quanto manchi a Perks per il potenziamento della sua prossima Suprema. Il fatto che già adesso sia per 63, quelle stack, lo ricordiamo, aggiungono anche uno scaling praticamente eterno alle sue abilità. Alzano, per esempio, il limite di HP a cui i nemici muoiono all'interno della sua singolarità, e con lo scaling sufficientemente infinito uccide i nemici da full vita.
Ansama riesce a disingaggiare subito al tentativo di schianto elettrico di Upset. Alla fine pressione per i Vitality, che vogliono giocare sul drago, vogliono correre per questa, per la conta di questi obiettivi. Sono comunque un po' troppo in anticipo, 10 secondi. Boh, va sul suo Gromp. Upset molto bassi in HP, molto bassi in mana e senza Suprema. Non so se è un drago effettivamente fightabile davvero. Si prova a spostare comunque anche Perks dalla corsia centrale, ancora senza Suprema, a più o meno tre quarti del suo cooldown. Photon va in avanti con Rampino, così Ustione, c'è il desiderio, ma poco importa. Resetta l'aggro con l'ultimato max deck, ma non è abbastanza. Ustione anche da parte di Broken, che impedisce un buon sustain a quella Camille, e facile l'uno per uno con però l'annientatore divino ora completato, con un'altra andata che sta schiantando top lane per Broken Blade. Devono andare sul drago G2 per poter scambiare in qualche modo. Sì, buono scambio per Photon lì, appunto. Il crash dell'ondata sta lasciando Broken Blade sempre più a stecchetto. Ci sono quasi 30 CS di differenza tra i due top laner. Photon sta giocando quella lane in maniera veramente spietata. È un po' come ieri, alla fine non potevamo scappare, prima o poi la landa della nuvola, l'ultimo game ci raggiunge. Rivediamo ancora una volta lo scontro. Desiderio, sì, aiuta Broken Blade a recuperare un po' di vita, comunque limitato dalla pull di HP massima ridotta della forma smontata di Kled. Però buona esecuzione di Photon, molto bravo nel cercare quel dive, nell'andare a punire un top laner che non vuoi, a cui non vuoi lasciare tanto spazio. E ora Broken Blade potrebbe nuovamente soffrire l'intervento avversario. Ha però quella suprema per allontanarsi. Però, boh, dice bomba e va in avanti con la spanciata e col per l'esplosivo. Smontato da Skarl, Rampina a tagliare la strada e arriverà il colpo di grazia di Photon. Nonostante il freeze, la kill la vediamo comparire comunque. Arriva anche la testata del messaggero evocato da Bo per, da Yikes, scusami, per rispondere all'avanzamento degli avversari. Ma è una magra consolazione. Comunque siamo pari in gold tra le due squadre. E ora occhio, perché si incrociano Yike e Bo. Non c'è mana per Gragas, deve mollare la presa. Già, non riesce a proseguire troppo a fondo. L'aggressione lì ai danni di Broken Blade. Photon aveva quasi lanciato un predict su un flash, che in realtà Broken Blade è tornato soltanto adesso, quindi forse non perfettamente consapevole del timer di quella summoner spell, oppure semplicemente evidente su un eventuale movimento rapido, magari anche semplicemente la Q per darsi la spinta all'indietro di Kled in forma smontata. Perks ancora non sappiamo esattamente quale sia la scelta con questo build. È un oggetto da sì. Lost Chapter, quindi verosimilmente il più comune a questo punto sarebbe Liandry. Però siamo ancora nel reame di possibilità dove la corona della regina infranta è una condizione. Le componenti nel suo inventario lo permettono e, come vediamo dall'icona della sua suprema, è pronto con i cieli discendono. Ma è pronto anche Caps a flasharli addosso, a mettergli pressione. Come se fosse un evento internazionale, non ti puoi riposare, Perks. Questa è la regione di Caps, questa è la sua lane. Bella azione, molto bravo Caps. Perks sparato quella suprema per cercare un po' di mettere giù del danno. Completa e lì andrà nel frattempo in inventario. E si va in avanti. Boh, passa al posto sbagliato al momento sbagliato. Bellissimo per il primo esplosivo. Il desiderio di Nikix tiene Caps a galla. Meno di 60 HP, ma quelli che bastano perché lo schermo sia ancora a colori. Bravissimi qua i G2 con la presenza di Broken Blade. Si sentono coraggiosi nel volersi muovere verso questo dive. Boh, aveva pure piazzato un bellissimo barile esplosivo, ma l'intervento di Miki è veramente decisivo. Bravissimi. Comunicativi soprattutto. È la cosa che ha spesso premiato i G2. Quando ti vediamo agire tutti sulla stessa lunghezza d'onda, quando giocano insieme, coordinati, interagendo l'uno nella lane dell'altro. Oh, però adesso Photon va in avanti. Miasma che rallentare quella Camille, ma arriva dall'alto Perks a raccogliere la kill. 350 gold restituiti adesso a questa Aurelion Sol, che continua a farmare, ritorna a scalare paziente con la sua maschera di cui parlavi, quelli Andri già completato. Yes, bello affare, gold molto preziosi in tasca l'Aurelion Sol. Lo scaling di questo campione con gli oggetti è sensazionale, uno dei DPS più alti da portare nel late game. Ho anche scaramucce tra i jungler, ma non arriverà niente a segno. Occhio anche, mi raccomando, a eventuali easter egg. Questa skin di Aurelion Sol porta anche il simpatico easter egg di ogni tanto al posto di una stella nella sua suprema cade un Lee Sin. Lee Sin, e sì. Tenete d'occhio le animazioni nel caso succeda. Sarebbe, devo dire, fitting, adatto ad un match di questa.
bastone secolare per Caps adesso, che comunque inizia a scalare, inizia a cercare di raggiungere quella fase di partita in cui è così fastidioso, e di questo non abbiamo parlato. Il range per i Vitality non è altissimo. Upset sicuramente può lavorare da gittata molto alta. Intanto ho mangiato il flash di Mikix da parte di Bocombardi esplosivo, e mangiato anche quello di Bo stesso. Ma Yike deve flashare via a sua volta. Ok, danni che prova a mettere giù Ansa, ma Brokenblade trova la kill. Ma c'è Upset in avanti, che prova a fare ancora un lavoro gigantesco col DPS. Upset sta ancora macinando gli avversari. Guarda quanto continua a fare male. Photon e Brokenblade si incrociano sul limitare del fiume, ma è Upset col flash a trovare la kill, poi bloccato dall'equinozio, ma continua a zoare gli avversari. Abbiamo visto nel frattempo Perks trovare una torre, Caps sta cercando di fare lo stesso in bot lane. Bella risposta, molto bravi Vitality in questo fight prolungato, appunto un po' sofferto su quel uno per uno. Si salva però Yike dal suo dive in profondità, scambia la vita di Brokenblade con quella di Bo. Upset bello scatenato con questa Zeri. Parità totale di farm tra i due AD carry, tra l'altro una kill per Upset, due assist invece per Hans, leggero vantaggio monetario per il teatro dei Vitality. Si stanno facendo un pochino attendere questi due, ma sappiamo che il loro momento nelle fasi più avanzate di gioco sarà, beh, un palcoscenico, e dovranno un po' litigare per dividersi sia tra di loro che con i loro mid laner, i loro forti carry da late game. All'inizio di questa azione, appunto, l'avevo descritto, Bo un riposizionamento difensivo molto rapido per portare anche Yike in una posizione spinosa, ma Upset sfortunatamente non ha ancora tanti danni, soltanto l'arco scudo immortale nella sua build, però una gran precisione con queste continue scariche di proiettili e la diffusione di danni a fulmine, a saetta, per il resto della squadra dei G2. Purtroppo Brokenblade sembrava essere così vicino a salvarsi, con una barra del coraggio quasi riempita per far tornare Scarl, ma Upset gli ha flashato addosso per ghiacciarlo. Mamma mia, Perz, che male che fa sto campione, ma veramente allucinante. Ora occhio a Bo però, perché una volta ancora di troppo isolato, e prova a prendere tempo con la sua furia ubriaca, con la sua P-Hour, ma non è abbastanza. Kill data ad Ansama, la prima della partita della D-Carry dei G2. Un'altra bella risposta. G2 capitalizzano su un Bo che si sta facendo cogliere impreparato un po' troppe volte. Però Vitality all around sembrano meglio equipaggiati, più saldamente in controllo delle loro condizioni. È vero, Bo un po' a giro, un po' senza né capo né coda su alcuni tentativi di inserimento, ma Photon sulle sidelane è una minaccia, è una minaccia consistente. E arriva la stella cadente, Caps trova comunque un perfetto sguardo petrificante, ma ci pensa Kaiser a tenere in vita Photon grazie alla crescita selvaggia. Va Brokenblade a cercare il trade-off su questa torre e proverà Yike a farsi vedere, ma viene spottata, appunto, si fa vedere, ma non dal lato giusto di mappa. Comunque la torre non viene scambiata, sono ancora gold per i G2, ma occhio adesso, schianto elettrico, Upset contro Ansama. Ansama trova il tumulto di piume, Upset decide di non andare avanti contro Xayah. Duello tra questi due di carry che viene ancora una volta rimandato di un po'. Perks però sta raccogliendo un po' troppe risorse, forse per i gusti dei G2. 2-1-0 adesso con questo Aurelion Sol, le kill su Caps fanno male anche per appunto quell'elemento personale di cui parlavamo tanto prima della partita. Rex dovrebbe essere in grado di completare forse su Riley, su questo recall. Ecco che arriva infatti il secondo oggetto. Ha una tier già full staccata, deve soltanto arrivare alle componenti, anche le stacche, anche gli stivali. Occhio però di Yike, e vanno su Upset, lo trovano, e quanto male, viene immobilizzato dopo il silence dell'equinozio. C'è lo shutdown conquistato da Brokenblade, c'è l'altra kill di Caps su Kaiser, la testata del messaggero arriva comunque, ma non c'è la torre, e questa prima grande importante vittoria del G2. Già, ottimo inserimento, buona la punizione. Upset e Kaiser non erano nella posizione di potersi liberare da un engage del genere. Molto bravo Yike a tenersi nascosto in quella tana dei lama vecchie e poi spuntare fuori quando l'avversario meno se lo aspettava. Non c'erano nemmeno i cooldown per reagire a disposizione dei Vitality. Perks, appunto, vediamo, senza ancora la sua suprema, ci prova Bo a smarcare un po' il proprio di carry con quel barile esplosivo, ma così a fondo la differenza è poca. Perks comunque mette giù una bella quantità di danni su Ansama, nonostante la gittata. E TP, alle spalle, Caps è da solo e i cieli possono discendere. Discende anche Photon. Mamma mia, già quella meteora quanto fa male. Caps fa malissimo anche lui, ma non abbastanza. Perks
trova la kill anche sul miasma lanciato da Cassiopeia. 222 a polvere di stelle, stack di polvere di stelle per yes. Perks e il suo Raiden Sol. Sono appunto, oltre al fatto che un tot di stack alla volta vadano a potenziare l'effetto della Suprema, trasformandolo in quel i cieli discendono, ogni abilità viene amplificata. Stack. Sì. È... A volte, sai, sono anche valori percentili abbastanza bassi. La Q, il soffio di luce, infligge danno bonus pari a 0,031% delle tue stack sulla vita massima del bersaglio. E sono percentuali molto basse, però si accumulano. Mm-hmm. Quando soprattutto il numero di stack a 21 minuti contro 230 si accumulano. Decisamente, si accumulano decisamente, sono tanti bei numeri che fanno comodo ai Vitality, fanno comodo a questo Aurelion Sol, a Perks che continua a mettersi al volante nonostante i tentativi di Caps di farsi sentire nello scontro tra i due mid laner, e va detto anche abbastanza da solo dato quello che purtroppo Bono sta riuscendo a fare. C'è il drago in arrivo, c'è lo Shurelia, c'è la volontà di ingaggiare da parte dei Vitality. E ora troveranno gli Ike, spaccaferro difensivo, ma Perks è di altra idea. Va alla rincorsa con la singolarità, col suo soffio di luce. Non riescono a forzare la presa su questa Vai. Decidono di non investire anche la sua stella cadente. Meglio tenerla per un eventuale fight, che comunque non dovrebbe arrivare. Oppure sì, perché G2 decidono di cambiare direzione. Caps al flash, ma... non può lanciarsi dentro la singolarità, sto aspettando per lo sguardo verificante, ma Bo piazza il barile, piazza, eccolo lo sguardo, Bo cade, il drago è molto basso, c'è lo smash, tutto da parte di Yike, Upset adesso è chiuso nel pit, tirato indietro da Tagliola, no, non sarà abbastanza, Perks continua a mettere giù DPS dalla distanza e G2 stanno cercando la ritirata, ma il Photon si tuffa ancora dentro, occhio ancora ai danni di Perks, occhio al reintervento di Aurelion Sol e di Zeri, che prova a muoversi sul flank. Photon va sull'altro lato, Yike all'inseguimento di Perks, Photon alla fine cade per mano di Broken Blade, tutto molto di piume abbiamo sentito da parte di Ansama per impedire il dive-in da parte degli avversari, e nel frattempo è arrivata anche la kill confermata su Perks, vanno sul Baron, ora G2. Questo fight molto importante vinto dai G2, un passo alla volta, smontati un po' alcuni pezzi di Vitality, di nuovo sul tentativo di engage immediatamente colto in fallo, adesso sta cercando di arrivare dalla base ma non sarà in tempo, il barone è pronto per le mani dei G2, che ribaltano la situazione, prendono il drago, pure quello rubato da Yike, piccolo dettaglio ma molto importante. G2 sembrava una posizione tragica, dopo queste iniziali fiammate di Perks che spingono già Broken Blade a metà vita, dopo questo ingaggio su Caps, ma Caps riesce a rifilare uno sguardo pietrificante che blocca il DPS di Perks, congela Bo sotto la presa di tutti gli avversari, soprattutto è quella Soraka, baby, è quella Soraka che sta tenendo le barre degli HP dei G2 ben in salute continuamente attraverso la ritirata, anche attraverso queste ferite gravi. Mickey pronto a portare sustenance, a portare sostegno e aiuto ai propri compagni. Molto forte l'inseguimento dei G2. Purtroppo Photon, ritrascinato un po' indietro dal miasma sul quale si era lanciato con il rampino, non riesce ad essere minaccioso. Perk stava provando un po' a kaitare Yike, tappando colpo singolo il suo soffio di luce per applicare il rallentamento dei Rai, ma non è stato abbastanza. Adesso comunque il wave clear anche con minion potenziati da mano del Baron Nashor da parte di Aurelion Sol è gigantesco. Quelli sono i danni di Aurelion Sol, i danni di Perks, 5.900, praticamente 6.000 danni, e nessuno dei G2 è morto grazie a tutto quello che è riuscito a fare Mikix, come giustamente evidenziato, grazie a tutto quello che va detto anche in negativo è riuscito a fare Bo, perché non lo so, girarsi su Cassiopeia in quel modo col drago praticamente basso, un drago per cui stavi committando così tanto, è comunque un rischio molto grande. E ora continuano invece i G2 a cercare il push. Un altro minuto rimane il Barone Nashor, circa 2000 gold con questa Baron Power perché possono ancora aumentare. Però c'è stato il reset da parte di Broken Blade, Ansama e Mikix non stanno da soli in mid lane ovviamente, quindi un po' di tempo è stato perso e il wave clear lo rivediamo ancora una volta da parte di Aurelion Sol, è spaventoso. La cosa da sottolineare è appunto quella, la singolarità di Aurelion Sol uccide i minion al centro di essa che hanno minion, in realtà i nemici, inclusi sì. Minion, che raggiungono una soglia
dei suoi HP. Questa soglia è di base 5%, aumenta del 2,6% delle stacchi polvere di stelle. E a 200... quanto ha adesso? 286. Qualcosa di più con questo blue buff, se non sbaglio. 89, infatti. 289, aumenta del 7,5%. Quindi qualsiasi cosa sotto il 12,5% dei suoi HP massimi entri al centro della singolarità viene immediatamente uccisa. 12,5%, ragazzi, è tanto. È veramente tanto come soglia, quindi... Occhio adesso a Perz, che ha ovviamente i cieli discendono, che prova a spostarsi verso i lupi. Alla fine è ancora più difensivo questo volo astrale, quindi non rischia così tanto come poteva sembrare da un primo sguardo, ma in generale deve fare attenzione, perché tante responsabilità dei Vitality ora sono sulle sue spalle. Tra l'altro un altro dettaglio della... Del potenziamento della polvere di stelle della vita di Aurelion Sole è che anche il raggio della singolarità e della suprema aumenta con la polvere di stelle, e sto leggendo adesso dalla wiki la formula per determinare il raggio, che è qualcosa di folle, cioè nel senso il raggio, ok, ultimatum extra, che Caps bloccato lì sul posto, arriva la singolarità, cerca lo sguardo verificante, ma Photon lo evita tranquillamente. Barile esplosivo per consegnare Cassiopeia dritta tra le fauci del drago, che trova uno shutdown importantissimo. E certo, Broken Blade sta pushando, ma è solo lui dei G2 che riesce a premere in avanti. Grande risposta dei Vitality, kill molto importanti. Photon però dovrebbe essere isolato. Questo è veramente un errore da principiante da parte di Photon, che però piazza il rampino, riesce a scappare al di là del muro. Yike flash per l'inseguimento, quello spaccaferro basterà per trovare la kill risposta. Erolaccio qua, appunto, morire così a ridosso anche del drago rischia un po' di mettere nei guai la squadra. Caps però ancora lontano dal respawn, quindi comunque sarà un 4v4 per i Vitality, e stanno bruciando questo obiettivo prima che Yike possa avvicinarsi. C'è però la carica. C'è la carica, c'è la singolarità, non può essere interrotta l'avanzata di Kled, ma una volta che è lì in zona c'è poco che possa fare. I cieli discendono e fanno anche male, ma al solo Giorgio, lasciato da solo in mezzo al fiume, a tagliare la strada col barile rotolante. Sta ecco arrivando Caps col teletrasporto per Caps, ma dritto nella singolarità, dritto nel polymorph, dritto nei danni di Upset. Sono chiusi lontano la loro base Vitality, ma i danni ci sono. Bo sarà il primo a cadere, un 5 contro 3 forse troppo per questi Vitality. Altra singolarità piazzata, altri danni della gittata cercati da Perse, ma non riesce a fare quel lavoro in maniera così affidabile adesso col movimento dei G2. Arriva anche Photon, 4 contro 5, ma c'è il fermate a rendere, tirano tutti quanti dritti su Aurelion Sol, che cade. Upset prova a fare il possibile, Broken Blade va all'inseguimento, ultimato Max Tech di Photon per prendere tempo, ma non è abbastanza. Upset con l'arco scudo deve saltare sul muro per allontanarsi, ma Yike è ancora in. La velocità di Kaiser forse non sarà abbastanza, non va a segno la tagliola. Upset flasha perfettamente al di là del muro, Caps col miasma per rallentare Kaiser, che prova con la sua lancia glitterata a fare il possibile, ma cade anche lui per mano di Yike. Un altro bel fight dei Vitality, questo engage, questo potenziale di lockdown così a target su Aurelion Sol sta facendo veramente tanto tanto lavoro. Intimorisce così tanto il campione quando lo lasci libero, anche perché per l'appunto più scala, più polvere di stella raccoglie, più diventa ampia la sua area di influenza, della sua suprema, della sua singolarità, più diventa difficile avvicinarsi quando ti minaccia di così tanto danno e di così forte rallentamento. È il fatto che Yike non stia esitando con questi fermati arrenditi lo sta premiando al grande. 7-0-5, Yike forte candidato dell'uomo partita per i G2. Assolutamente grande, grande prestazione la sua, anche considerando la differenza rispetto ad un Bo totalmente spento, qualcuno direbbe un po' di if in the jungle. Bo è il momento di farlo vedere, ma non può avvicinarsi al pit, è da solo. Il Baron Nashor viene esploso dai G2. Un altro grande obiettivo per il team dei G2, che stanno aumentando il loro vantaggio monetario a dismisura. Siamo quasi a 8.000 unità d'oro. Vitality adesso danzano un po' attorno a queste aree difficili da navigare. Bo, sofferto molto la partita. Parte l'engage. C'è la carica, ma ancora una volta è da solo Broken Blade. Perks riesce a piazzare comunque il suo soffio
di luce per zonare i G2, balli esplosivo di Bo per impedire l'avanzamento dei Vitality, addirittura la stella cadente e poi Perks in stasi al flash per allontanarsi, ma viene silenziato dall'Equinozio, immobilizzato, c'è la crescita selvaggia ma non è abbastanza, Ansama trova la kill nel frattempo, Caps. Vediamo il push di Photon ma non è nulla, Caps trova lo sguardo petrificante, trova la kill anche su Upset e Camille inside ne potrà fare veramente poco perché sono tutti arrabbiati e tutti col barone Nashor, i G2 non c'è stavolta Relion Sol a impedirgli di andare verso le torri, verso il Nexus dei Vitality. Kaiser prova a prendere tempo ma è già praticamente caduto per mano di Yike, si tuffa dentro Photon, Angelo Custode per tornare in vita, per tornare a galla in questa partita, va poi a essere spinto nuovamente in profondità da una kill anche di Broken Blade. Bo sarà il prossimo. Kaiser sta facendo un lavoro che non gli compete. Kill per Broken Blade e vittoria di G2, il match of the week. E che match of the week, diciamolo, questo aveva proprio quel sapore, una partita combattuta back and forth e che premia stavolta i G2. Che tenacia, che esecuzione, così bravi a giocare di squadra, così bravi a porsi davanti a un avversario temibile, faticoso, ma precisi ad eseguire il tutto. Gran partita di Yike che torna in sella dopo appunto uno split dove non lo vedevo così protagonista come in passato, come aveva detto anche dopo la draft. Ma che lavoro che ha fatto con questa Vi, che lavoro e che pazienza che ha avuto Ansama, meno protagonista del solito ma comunque non per questo meno un pezzo fondamentale della squadra. E oso anche dire il Dark Horse per l'MVP, l'MVP silente forse della squadra, Miki con quella soraca. Sì, assolutamente. Gran partita anche da parte di Miki. Certo, un lavoro più sporco, meno appariscente sicuramente, però in alcune occasioni si è fatto totalmente sentire. Grande partita, non la più pulita sicuramente tra queste due squadre, però è anche in 1-1. Volevamo la best of 5, volevamo il match decisivo, per adesso ci stiamo accontentando di comunque equilibrio tra queste due formazioni. Anche considerando dei Vitality con l'upgrade, con il miglioramento, con un upset che oggi è stato, non voglio dire trasparente, perché si è fatto e come vedere quando serviva, però non ha impattato così tanto. Tra poco di Ranfalco in intervista con Frankie. E sentiremo cosa da dirci sui suoi G2 che si portano a casa questo... questo fantastico match of the week. Lo vediamo un po', possiamo sbirciare. Broken Blade, Yike e Miki, si candidati all'MVP. Sono d'accordo, sai? Sono d'accordo, sì. Appunto, Hans consistente, ma non la star particolar modo. Caps forse un po' troppi passi falsi per potersi prendere quel titolo, ma sentiamo Dylan. Mi stavi appunto dicendo, è stata una partita divertente. Cosa ne pensi? Elabora. Penso che vedere le combo di Vi e Soraka abbia funzionato molto bene, sia stato molto bello, soprattutto mid lane quando Upset è stato preso e non poteva flashare via. Abbiamo giocato in teamfight bene, molto molto bene, ma erano molto combattute, potevano andare veramente in qualsiasi direzione. Sono contento che siano lo stella al nostro. Sapevamo che Perks non vedeva l'ora di portare quella Radiant Soul, immagino che l'aspettasse. Sì, l'ha giocato l'unica volta che l'ha potuto giocare, le altre gli hanno bannato via. Sapevamo che sarebbe potuto essere un fattore. Penso che quel campione scala in maniera folle, quindi la situazione si complica in late game, ma abbiamo vinto, quindi. Come hai parlato al team di prepararsi per quel campione nel late game? Penso che aiuti se avete tante abilità per disengaggiare, per esempio in questo caso la Superman di Soraka e le guarigioni di Soraka per estendere il fight. Inoltre la loro composizione non penso funzionasse benissimo con Radiant Soul, mentre ha bisogno un po' di frontline, mentre invece stavolta Gragas e Camille vengono un po' shottate prima ancora che il fight iniziasse. Quindi pensi che più che magari di una draft coesa volessero giocare i campioni con cui avere un po' di stile per giocare meglio con la vostra squadra? Sì, un po' è quello. Avevano anche una forte combo 2v2, Gragas, Camille, forte abilità, ma i teamfight era il nostro obiettivo. Era un match anche emozionale per voi, un po' emotivo. Ovviamente Caps contro Perks è molto importante, ma anche questa bellissima rivalità tra Upset e Ansama. Hai visto qualche segno da parte dei giocatori che fossero particolarmente gasati o nervosi di giocare contro i Vitality? Sì, sicuramente si sentiva, soprattutto dopo la sconfitta di ieri, tutti volevano vincere oggi. Anch'io ero un po' stressato. Fortunatamente siamo riusciti a performare.
calma quando sei stressato, me la cavo, me la caverò. Cosa ne pensi del meta al momento? Abbiamo visto andare Lissandra, abbiamo visto Ikoi giocarla con quello che è successo oggi. Cosa ti aspetti di vedere nel futuro e come mai sei un po' nervoso riguardo a questo? No? Che ieri i Koi abbiano mostrato che hanno una deck un po' diversa dal meta, tra chi attorno a Kai'Sa, qualcosa simile a quello che gli RNG hanno giocato gli RNG. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro nel creare un piano coeso. Sì, non sempre engage Kai'Sa e entrambe le partite. Pensi a Kai'Sa adesso? Sì, sicuramente la Kai'Sa Alliance è fantastica. Quindi qualcosa che potremmo vedere in futuro. Già. La scorsa allora ha parlato con Nekka e si è implorato di fargli giocare un po' i suoi troll pick. Ed è appena battuto i nostri grandi rivali. E che ne pensi di lasciare il gioco? Voleva giocare troll pick, però questa settimana adesso si ricordava di volerne giocare. Questa settimana quindi non dipendeva da me, è stata una scelta di Caps. Sta invecchiando, sta diventando noioso. Non penso che questo è il caso. E non credo proprio che sia noioso Caps anche dopo la partita di oggi. Gran partita tra queste due squadre. Questo è il grafico del post-game breakdown. I danni di Aurelion Sol, ragazzi, penso che non stupiscano nessuno. Okay? Al di là del campione, dello stato di forma, di quello che vogliamo, il bilanciamento, Perks ha fatto un lavorone. Per quanto gli è stato possibile, ha fatto veramente un lavoro gigantesco. Già, tra l'altro, molto interessante nel grafico di Gold, quella sorta di stallo dopo il primo guadagno monetario dei G2. Vedi, c'è quella sorta di mesa sull'altopiano, sull'altopiano azzurro che si è creato. Non qualcosa che vediamo molto spesso. Solitamente, quando parte un vantaggio, le squadre sono anche abbastanza brave e costanti nella... a crescere quel vantaggio, soprattutto quando prendi un po' il via su quella montagna finale che vediamo poi condurre alla vetta della vittoria. E in questo caso invece no, c'è stato quel vantaggio conquistato dei G2, ma i Vitality molto bravi anche nell'equalizzarlo un po', nel non lasciar trasparire troppo. E, sono contento di aver visto Aurelion Sol, anche se poi il risultato finale non è stato dei migliori, ma stavamo vedendo come appunto stesse andando la traiettoria. E nuovo, grande lode ai G2 per come hanno giocato le loro esecuzioni, il loro combo. L'ha sottolineato di lì nell'intervista, ma appunto questa vai Soraka, vai più qualsiasi cosa, vai Soraka, vai Thalia, quello che abbiamo visto emergere anche da molte altre squadre, sta funzionando benissimo. Proprio quella certezza di poter puntare su un target dopo così facilmente dopo il fermati arrenditi. Vai Ashe anche, è stato in passato una combo che abbiamo visto alcune di queste squadre quando Ashe era magari un pochino più prevalente. Sta veramente ripagando molto e contento di vedere Yaek in questa forma, tornato bene in sella, ragazzi. Molto, molto tornato bene in sella. Questa è stata veramente la prima volta in questo Spring Split fino adesso che i G2 mi hanno fatto pensare questi sono i G2 che abbiamo visto sollevare quel titolo qualche settimana fa. E per i Vitality abbiamo detto dobbiamo auspicarci magari qualcosa di diverso, qualcosa di un pochino di più. Non che siano andati male, Boss sicuramente è stato un grande colpevole, una partita che non è stata... all'altezza delle aspettative di alcune sue performance, però è stata una bella partita anche da parte dei Vitality. Questo è stato veramente un bel match da parte di entrambe le squadre. Sono d'accordo, abbiamo chiuso con due banger stasera, cioè diciamo che queste quattro squadre che auspicabilmente potrebbero essere le quattro a giocarsi l'accesso in playoff, in best of five, ovvero Koi, SK, Vitality e G2, quelli che hanno chiuso la giornata di oggi, ci hanno fatto vedere in questi due match perché lo sono, senza troppi se, senza troppi ma. Ne voglio approfittare soltanto prima di andare anche poi in conclusione di questi replay e in chiusura per leggere effettivamente la formula di cui parlavo prima di cioè, perché mi fa veramente molto ridere. Sai qual è? Allora, il raggio della cometa potenziata, dei cieli discendono, è il seguente, due punti. Radice quadrata di, aperta parentesi, 388,91 al quadrato più 21,85 al quadrato per la polvere di stelle. Chiusa parentesi. Perché? Ma non capisco. Cioè, già non so fare i conti di mio, se ci metti anche tutte queste cose è veramente complicato. È una di quelle cose dove appunto per...
per avere un... A parte che, dobbiamo tenere in mente, si sta parlando di raggi di cerchio, quindi le radici e i quadrati sono all'ordine del giorno. Però per mantenere una progressione costante con l'acquisizione della polvere di stelle non può essere un numero normale, deve essere un numero strano, certo. Così che moltiplicandolo vicendevolmente si vada a creare qualcosa di equilibrato e non una ulti che diventa larga come tutto lo schermo a 40 minuti di gioco. Allora, io siccome so contare fino a 1, andiamo a vedere il recap delle partite di oggi, così almeno so chi è andato 1-0 e chi 0-1 tra queste squadre. Le vittorie del BDS in apertura contro gli Astralis, una partita veramente folle anche quella. Poi, follia, guardatela quel coppia centrale, vittoria di XL e vittoria di Fnatic ai danni di Mad Lions ed Heretics. I Koi poi battono gli SK IG2 nel match of the week, si impongono sui Vitality e la classifica si va a riequilibrare. Vitality e BDS primi sul 4-1, Koi, SK e G2 sul 3-2, Astralis, XL e Mad Lions sul 2-3, Fnatic ed Heretics sull'1-4. Anche una bella simmetria, una bella riflessione tra la metà alta e la metà bassa. Occhio a sti BDS, fuga, sì. quatti zitti a pari merito per il primo posto senza che nessuno gli abbia detto pio. È vero che mancano ancora i match difficili per loro, domani avranno questi G2, settimana prossima oltre a iniziare con degli XL dovranno sfidarsi anche contro Koi e Vitality, quindi io già forse ho fatto i conti senza l'oste a chiamare gli SK il quarto team, o comunque SK, Koi, G2 e Vitality, le quattro squadre con la pretesa più alta alle fasi best of five, perché anche questi BDS per ora hanno fatto vedere molto. Sì. Il resto dei game saranno la prova del 9, appunto. Voglio vedere contro i G2, voglio vedere contro i Vitality, voglio vedere contro i Koi, perché contro gli SK ci hanno perso, e gli SK forse di questi quattro sono comunque ad ora quella che è sembrata quella un pochino meno consistente. Cioè, consistente sì, equilibrata, ma gli manca quel pepe in più per riuscire a portare a casa quelle win importanti. Quindi questo split si promette competitivo, e il bello e il brutto simultaneamente è che dopo queste tre settimane praticamente si riparte da zero. L'ordine che stiliamo delle 10 squadre dopo le prime tre settimane di regular season è soltanto per dire: ok, voi ultime due ci vediamo il prossimo split, con le altre ripartiamo dalle best of three, e da lì bisogna rigiocarsi tutto da capo, e chissà lì cosa andrà a succedere. Per adesso però godiamoci la chiusura di questa week 2 domani, abbiamo già visto la schedule, ovviamente abbiamo già parlato dei possibili matchup, ma l'appuntamento è a domani alle 18. Come sempre da parte mia, da parte del mio collega, da parte della regia vi ringraziamo e vi auguriamo una buona serata o una buona notte. Alla prossima!